di acquistare un prodotto da parte del consumatore può cambiare, diciamo, le sorti del mondo. Non è possibile preoccuparsi di ciò che mangiamo senza chiederci come vive chi ha reso possibile la segna, la raccolta e la distribuzione di quel cibo. Le Terre di Eco sono un gruppo di aziende non di proprietà di Eco Natura SE, ma sono aziende che si mettono assieme per portare avanti dei valori, che sono riepilogati su un capitolato che sottolinea quattro cose. È l'aumento della sostanza organica dei terreni, quindi dell'humus, quindi applicare tutte le tecniche possibili perché questo avvenga. Nell'agricoltura biodinamica, bene, il nostro protagonista non è più la pianta, ma bensì il suolo. Il suolo è il protagonista assoluto. Dal benessere del suolo dipende poi il benessere della pianta. Noi siamo qua a disposizione. Quello che abbiamo imparato dall'agricoltura è a disposizione di tutti. Noi diciamo tutto quello che facciamo senza nessun riservo, anzi siamo contenti se ce lo chiedono, non abbiamo nessun segreto, né sui semi, né sui trattamenti, né sulle varietà, proprio nessun segreto. Il mantenimento e l'aumento della biodiversità all'interno dell'azienda agricola. Noi lo otteniamo dedicando almeno il 10% della superficie dell'azienda agricola per piantumazioni diverse dalle colture. La valutazione e l'ubicazione dell'azienda agricola. Valutiamo assieme all'agricoltore i possibili rischi di inquinamento e contaminazione ambientale. La cosa che è importantissima sono le persone. Devono essere persone che ci credono al biologico e al biodinamico, devono crederci e mettersi in gioco in prima persona assieme, trovare delle soluzioni. E quindi è importantissimo che gli agricoltori tra di loro scambino esperienze e si arricchiscono. Anche noi di Eco Natura SE contribuiamo a questo, quindi organizziamo corsi, organizziamo incontri tra agricoltori, portiamo esperienze di agricoltori stranieri. Dalla parte di Ecor cercano di valorizzare al massimo non solo il prodotto ma l'agricoltore che lo produce. Io comprerei un prodotto Terra di Ecor perché è buono e perché è controllato in tutte le sue fasi di produzione. Noi abbiamo un gruppo di agronomi che affianca l'agricoltore dalla semina fino alla raccolta. La soddisfazione quanto la gente lo compra è che comunque so che ho, insomma, io ho messo la mia parte in fare questo prodotto che comunque so che fa bene anche a chi lo mangia. Ma più di tutto deve essere un luogo di crescita per l'uomo che incontra l'altro uomo.